Il signor Michele è uno dei commercianti storici qui di Piazza Garibaldi, qui da più di 40 anni. Il parcheggio sotterraneo, che idea è? Un'idea che hanno avuto tutti i politici da quando ci sono spostati qua. La Calvo voleva scavare, la Vita Rossa voleva scavare, la Marescagni voleva scavare, tutti vogliono scavare per fare il parcheggio sotterraneo, però sono sempre parole, perché i soldi non si sanno se ce l'hanno o non ce l'hanno. E poi con tutti i parcheggi a pagamento che abbiamo in Alessandria, da tutte le zone, destra, sinistra, centro, già hanno fatto un parcheggio a Piani in via Parma che non funziona. E allora vogliono scavare qua. E dico anche, l'assessore venisse a dirlo apertamente a noi. Ma se scavassero lei non è contrario? E noi dove ci mandano? Se scavano, noi che siamo 60 anni che siamo commercianti storici di Piazza Garibaldi e Piazza Libertà, non è che potremmo cambiare ogni 30 anni, ce ne andiamo nei giardini che vorrebbero portarci o i giardini o gli orti. Cristiana è un altro commerciante di Piazza Garibaldi, di biancheria intima, ecco, un parcheggio qua sotto che effetto le farebbe? Sarebbe comodo per la città, secondo me. Ma per voi comporterebbe forse qualche disagio, vi traslocherebbero? Se io penso che i disagi ci sono, però se uno guarda a lungo termine, poi il parcheggio sotto sarebbe comodo. Poi perché i clienti che arrivano parcheggiano un domani, io guardo sempre. Certo, se poi si protrae nel tempo questo spostamento, allora sì che poi diventa un favorevole. Io sì.